Bisturi è un racconto di vita e di morte. Un bisturi che indaga il lato B della storia, piena di grandi personaggi potenti e carismatici raggiunti dall'oblio o dalla leggenda dopo una fine incredibile. Idoli cruenti, amanti disperati, utopisti condannati, folli creatori di bellezza in un racconto pieno di verità e immaginazione. Alla ricerca di quel foglio dimenticato, dove è la storia, a scrivere le storie. La storia spesso racconta di uomini e di donne talentuosi a cui la vita presenta un conto tragico. Omicidi, suicidi, condanne a morte, sofferenze. Ma raramente abbiamo sentito di un epilogo così assurdo e drammatico dell'esistenza di due artisti, amanti, come quello che, con un brivido di pudore, raccontiamo oggi. È una mattina di gennaio del 1920. A Parigi l'inverno è rigido. Le strade sono ancora piene dopo 2 anni dei reduci infreddoliti della Grande Guerra, che ha spezzato quella belle époque di cui la capitale francese è stata la culla, con le vie piene di arte e di artisti, di contrasti tra frivolezza e poesia, di voglia di futuro. Tutto ora è cancellato. A Rue de la Grande Chaumière, al numero 14, nel quartiere di Montparnasse, c'è un piccolo atelier di 2 pittori, che vivono lì con la loro figlia poco più che neonata, in una stanzetta attigua dove c'è il simulacro di un letto. 2 materassi per terra sporchi. Lui giace su di essi, lei anche. Fortunatamente la figlia è da un'amica che le fa da balia da diversi giorni. L'uomo sta male, soffre da anni di accessi di tubercolosi mai curata, anzi aggravata dalla sua vita bohemienne fatta di sbronze clamorose, figlie di un alcolismo cronico, di consumo smodato di droghe e di tosse persistente. Non ha ancora compiuto 36 anni. Jeanne, la madre di sua figlia e sua compagna, anche lei pittrice, di 15 anni più giovane, è incinta al 9° mese, ma non lo lascia un minuto, anzi è impietrita dal declino di quel suo grande amore. Le condizioni della coppia sono terribili da tutti i punti di vista. L'amico pittore cileno Manuel Ortiz de Zarate, che abita poco lontano, fa loro visita al ritorno da un viaggio e rimane scioccato. Le sue parole raccontano la scena. Ogni settimana gli facevo arrivare un po' di carbone. Poi dovetti assentarmi da Parigi per una decina di giorni. Al ritorno sono andato da lui e l'ho trovato in pessime condizioni. Era sdraiato con sua moglie su un giaciglio di una sporcizia rivoltante. Mi sono preoccupato. Almeno mangi, gli ho chiesto. In quello stesso momento gli è stata portata una scatoletta di sardine e mi sono accorto che i 2 materassi e il pavimento erano coperti di scatolette lucenti, oleose, vuote. Modigliani, già moribondo, si nutriva da 8 giorni solo di sardine. Sì, perché quell'uomo in povertà, avvolto da lenzuola sudice delle sue stesse deiezioni e con al capezzale una giovane e inerte compagna pietrificata dal dolore, è Amedeo Modigliani, uno dei più grandi pittori del primo Novecento parigino, un artista italiano che ha segnato un'epoca e che è diventato leggendario. Ma al momento la sua epoca ancora non lo sa. Pochissimi lo conoscono e apprezzano.
è solo un poveraccio che si contorce nel letto, assurdamente abbruttito. Il 22 gennaio Ortiz de Zarate non sente più rispondere mentre bussa alla porta. Entra di forza. Amedeo quasi non respira più e la moglie lo fissa senza reagire. Il ricovero in ospedale, ormai in coma irreversibile, travolto dalla meningite tubercolare che lo ha stroncato e dai vizi di una vita che lo hanno accompagnato, è inutile. Modigliani muore sabato 24 gennaio del 1920. Lo strazio per Jeanne è insopportabile, viene portata via a forza dalla camera mortuaria dal padre, che ancora si maledice per non aver ostacolato abbastanza l'amore della figlia per quel disperato, per cui l'italiano è ebreo senza arte né parte. Jeanne ora riposa a casa dei genitori. Il padre pensa che forse quelle tragiche giornate hanno tolto la figlia dal delirio e dalla cattiva influenza di quell'uomo e che per Jeanne un futuro migliore ora è possibile. Ma non fai conti con l'amore, l'incredibile e magnetico amore tra quell'uomo una volta bellissimo, poetico e affascinante, che ora giace su un tavolo di marmo, e sua figlia, la dolce, giovane ragazza, le cui fantasie artistiche si sono fuse insieme a quelle della sua anima gemella, Amedeo, che ora non c'è più. Attende la notte Jeanne e all'alba, quando nessuno la può sentire, si affaccia alla finestra dell'appartamento dei genitori, al quinto piano di una palazzina di Rue Amiot, nel quinto arrondissement. Guarda il vuoto, ha un capogiro, una vertigine, si tocca il pancione, sente forse il bimbo muoversi, non ha più lacrime. Si gira di schiena per non guardare giù e si abbandona. Pochi secondi e la coppia è riunita in un'altra dimensione. Il corpo di Jeanne giace sul marciapiede sottostante che lentamente, nel chiarore della mattina parigina, si affolla di curiosi che vogliono vedere la macabra scena. Nemmeno un urlo, un fiato, la tragedia è compiuta. Una strana vita di amore e infelicità quella di Amedeo e Jeanne. Infelicità dovuta molto alla salute di Modigliani, che lui non fa nulla per migliorare. Amedeo è malato già da bambino. Quarto di quattro figli, la madre ed il padre, nonostante un'origine tutt'altro che povera, sono in dissesto economico quando lui nasce. Tifo, polmonite e poi la tubercolosi. Malattie per così dire frequenti all'epoca e causa di infinite vite spezzate da ragazzini. Condannato a stare molto in casa con la madre insegnante, Amedeo riempie migliaia di fogli di disegni. Per lui è una passione totale. Tanto che riesce ad entrare, quindicenne, nella bottega di un grande maestro livornese, Guglielmo Micheli, esponente di punta della scuola dei macchiaioli. A Firenze, grazie a Micheli, incontra un altro livornese famoso, Giovanni Fattori, pittore ormai anziano e colmo di gloria, che diventa quindi suo mentore e suo maestro. Riesce a partire per Venezia, dove studia all'Istituto per le Belle Arti. Poi, finalmente 22enne, il sogno si avvera. È a Parigi, grazie ad una piccola eredità lasciatagli dall'amato zio, fratello della madre, che si chiama come lui, Amedeo. È il gennaio del 1906. La Francia, finalmente. Un sogno.
luogo in cui tutte le magie possono diventare realtà. Il centro del mondo. Giovane, bellissimo e problematico, Amedeo trova casa a Montmartre, dove è facile, nei Carrefour delle strade, nei caffè e negli atelier degli altri pittori, imbattersi in Toulouse-Lautrec, Renoir e Cézanne. Affitta uno studio in Rue Clignancourt. Tutto per lui è una scoperta, dipinge e disegna senza sosta. Ma è nelle taverne della Butte, la parte più degradata del quartiere, che ogni sera trova strada una discussione artistica, una rinnovata spinta ideologica, una nuova poetica letteraria. Sono tutti amici e conoscenti. Picasso, Derain, Diego Rivera, Cocteau, Marinetti e un giovane sconosciuto Ernest Hemingway. Tutti sostengono la propria tesi artistica, tutti raccontano le proprie follie. Ogni avanguardia è rappresentata. Ai tavoli di un caffè la poesia e l'arte si mischiano indissolubilmente con la povertà bohemienne e con tutti gli eccessi del tempo. Il pittore epilettico e alcolizzato Maurice Utriot e il barone oppiomane Pijard avvicinano Modigliani e lo affascinano con il pessimismo dell'introspezione disperata, condita con l'eccesso di droghe e di alcol. Sono detti tutti artisti maledetti, tanto che Amedeo si fa chiamare Modi, dalle prime lettere del suo cognome. Ma la pronuncia francese è troppo somigliante alla parola maudit, maledetto, per non pensare ad un deliberato e astuto gioco di parole. Modigliani ha una personalità impulsiva, gli scatti violenti di rabbia sono all'ordine del giorno. Una sera si accapiglia con Utriot e entrambi sono ubriachi fradici. Il pittore francese racconta di quando da bambino la nonna, per calmare i suoi attacchi epilettici, gli versava del vino. Modigliani ride, Maurice si fa serio, lo accusa di essere un pittore mediocre, mentre lui è un genio. Si azzuffano tra il riso e la rabbia, faticano a colpirsi, cadono a terra in mezzo alla strada, si addormentano. La mattina, mentre le serrande del quartiere si alzano, qualcuno li strattona a terra. Hanno dormito abbracciati sul marciapiede tutta la notte. Nel 1907 Amedeo conosce il chirurgo Paul Alexandre, il quale diventa suo collezionista. Modigliani si iscrive all'Académie Colarossi, lavora alacremente, espone le sue prime opere al Salone d'Autunno di Parigi e poi nel 1908 al Salon des Indépendants nella Sala dei Pittori Fauve. Alcuni suoi dipinti, tra cui l'Ebrea e Busto di Donna Nuda, sorprendono i visitatori. Le sue opere mostrano figure spigolose con occhi vacui. Ancora non ha intrapreso la via dei colli lunghi e degli occhi a mandorla che lo renderanno celebre, ma la sua inquietudine emerge tutta da quei soggetti scabri e inquietanti. Alexander gli fa scoprire l'arte africana, lo porta in giro per musei. I colli si allungano, i visi si assottigliano, l'incontro con il primitivismo è determinante. Modigliani comincia anche a scolpire la pietra. Lunghi e veloci tratti sagomati con immediati colpi di scalpello. Ma le sue opere sembrano non interessare, litiga di continuo e con chiunque. Lascia Montmartre trasferendosi nel cosiddetto Alveare de la Ruche a Montparnasse. Nonostante le serate serene con Chagall, Léger e Soutine, Modigliani continua la sua opera di autodistruzione. Non è un vizioso, un ubriacone volgare. L'assenzio, doppio o triplo, l'hashish che porta sempre nel taschino, gli servono quando ha bisogno di quella serenità araba che dà la droga. Per creare, comprendere la propria anima, guardarsi dentro, quando tutto sembra andare male e crollare, e quando la fiducia in se stesso viene a mancare. Così lo descrive Gino Severini, suo amico e pittore divisionista. Dove sono tutti quegli abusi di cui si è fatta tanta letteratura? E dopo tutto, che credono i borghesi? Che si faccia un quadro nello stesso stato di spirito con cui si infinocchia un cliente? Ma
ma gli eccessi e la tubercolosi, che nascostamente non lo ha mai lasciato, lo fiaccano. Nel 1909 la zia Laura Garcin lo rintraccia, miseramente alloggiato all'altezza di un primo piano, e lo riporta a Livorno. Nella sua città Amedeo sembra rinfrancato, scolpisce molto nel suo studio di via Gherardi del Testa, ma sono pochi mesi, i fantasmi ritornano. Getta molte sue sculture nell'acqua melmosa del Fosso Reale. Nel 1910 è tornato a Parigi a una breve storia con la poetessa russa Anna Akhmatova, sposata. Di lui, lei, scrive: «Tutto il divino scintillava in Modigliani, solo attraverso una tenebra. Era diverso, del tutto diverso da chiunque al mondo». Anna lo vede sempre solitario, ama solo recitare con lei Verlaine, a memoria, sotto la pioggia, nel quartiere latino. Anche questo fuoco si spegne. Lei se ne va col marito. Lui rimane col suo scintillare divino, solo come un cane, nella sua povertà estrema. «Nessuno sa come faccia a vivere, a mangiare», dice l'Akhmatova. La salute continua a presentare il conto, nonostante Modigliani abbia appena 28 anni. Torna brevemente a Livorno per rimettersi un po'. A Parigi, grazie a Paul Guillaume, un collezionista suo amico e mentore, riprende a dipingere. Ritratti su ritratti di donne dal collo lungo. Pochi se ne interessano. Picasso e Matisse, suoi vecchi amici a Montparnasse, sono consacrati come emergenti di valore. Per lui, invece, solo stenti. È scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Nemmeno l'esercito lo ha voluto, malato e malfermo. Anche Parigi si è spenta. Si pensa solo alla guerra, lontana eppure così vicina. La Belle Époque è finita, l'arte sembra sparita. Spesso dipinge o disegna ritratti per un bicchiere di Pernod o per pochi franchi, fino a quando incontra il mercante d'arte e poeta polacco Leopold Zborowski, che nel 1917 lo lega a sé con un contratto d'esclusiva in cambio di un sospirato stipendio mensile. Il 1917 sembra l'anno fatale, la svolta. All'Académie Colarossi, Amedeo Modigliani incontra Jean Aubuterne. Ha 19 anni, lo sguardo profondo, lunghi capelli scuri e labbra carnose. La chiama Noix de Coco, noce di cocco, per i lineamenti irregolari del suo viso e i lisci capelli castani. È bellissima, ma è anche una pittrice sensibilissima e di eccezionale talento. Amedeo se ne innamora perdutamente. Vanno a vivere insieme in Rue de la Grande Chaumière a Montparnasse, in un atelier che Zborowski prende in affitto per loro. Jean lo ritrae con una mano appoggiata alla guancia, pensieroso sotto un cappellaccio a larghe falde, elegante e misterioso. Zborowski è eccitatissimo, sta preparando la prima esposizione personale di Amedeo alla Galleria Bert Weil. Disegni, ritratti, molti nudi. Sarà aperta dal 3 al 30 dicembre del 1917. Sarà un successo senza precedenti, lo rincuora Zborowski. La critica è favorevole. Il primo giorno molti complimenti e interesse. Ma il capo della polizia non è d'accordo. Le opere di un ubriacone italiano ebreo sono considerate un oltraggio al pubblico pudore. I suoi nudi così misteriosi e carnali, uno scandalo. La galleria viene chiusa, la mostra annullata. Ma Modigliani sorride amaro di questi rovesci. Nel 1918, l'aggravarsi della salute lo obbliga a trasferirsi per qualche mese in Riviera con gli Zborowski e Jeanne, che è incinta. Si trasferiscono in Costa Azzurra, a Nizza. Il 29 novembre nasce la piccola Jeanne, stesso nome della madre. Modigliani è pazzo di gioia.
promette che andrà subito all'anagrafe per registrare la nascita della piccola, ma dalla felicità beve tanto che quando arriva davanti agli uffici del comune è già tutto chiuso. Non riconoscerà mai quella figlia per distrazione, incuria, alcolismo. Tornano a Parigi. Una notte, ubriaco, promette a Jean che la sposerà, presto, ma è solo l'incredibile presagio della fine. Nonostante finalmente l'opera di Modigliani cominci ad interessare qualche importante critico, persino a Londra, Amedeo non può frequentarli e far parlare di sé. La felicità per la nuova gravidanza di Jeanne, che è di nuovo incinta, non può essere assaporata appieno. La tubercolosi si fa sempre più grave. Una notte all'addiaccio la rende pericolosamente invalidante. Arriva la polmonite e la meningite tubercolotica è devastante. Mandano la figlia da una sua modella che le fa da balia. Si chiudono in casa. Sardine, pastis, vino, letto. Quando Manuel Ortiz de Zarate sfonda la porta e li trova semi svenuti sui materassi, è troppo tardi. Modigliani è morto. Poi, poche ore dopo, arriva la tragedia di Jeanne. Gli amici si fanno in quattro per un funerale in grande stile. Ad Amedeo, in fondo, volevano bene. 1340 franchi raccolti con una colletta tra gli artisti di Montparnasse e Montmartre. Il giorno dopo, sulle Figaro, André Warnod scrive: furono magnifiche esequie, a cui presenziarono Montparnasse e Montmartre, pittori, scultori, poeti e modelli. Il loro straordinario corteo scortava il carro funebre coperto di fiori. Al suo passaggio a tutti gli incroci, gli agenti della polizia si mettevano sull'attenti e facevano il saluto militare. Modigliani, salutato proprio da coloro che l'avevano tanto spesso ingiuriato. Che rivincita! Jeanne invece viene sepolta quasi in segreto dal padre che maledice Modigliani, la rovina di quella giovane e bellissima figlia. Amedeo è tumulato nel cimitero di Père Lachaise, Jeanne in un cimitero di provincia a Bagneux, alle 8 della mattina del 27 gennaio 1920. Ci vorranno 7 anni e le insistenze di tutta la comunità artistica parigina perché Jeanne possa essere trasferita e riposare finalmente accanto ad Amedeo a Père Lachaise. Finisce così la loro vita disperata e talentuosa. Un giorno nel 1916 Modigliani aveva insistito per ritrarre il suo amico scrittore Jean Cocteau su una tela non piccola. Cocteau ringrazia. Dopo solo una giornata di posa il quadro è finito e lo paga 5 franchi. Ma non lo prende subito, troppo grande e ingombrante per portarlo via. In realtà lo trova diabolico, con quei suoi tratti spigolosi, e non lo vuole. Lo paga per amicizia e forse per pietà. Lo prende allora il pittore Moise Kiesling, che poi lo passa al gestore della rotonda Montparnasse per il pagamento delle consumazioni in sospeso. Passato di mano in mano, viene infine venduto per 3 milioni di franchi negli anni 40 ad un americano. Cocteau si pentirà di non averlo portato via con sé quel giorno. Dirà: me ne rimane solo una fotografia. Era brutto. Non mi assomigliava affatto quel ritratto. Ma assomigliava a Modigliani, che è ancora meglio. È un programma ideato e narrato da Andrea W. Castellanza, prodotto e diretto per Never Was Radio da Paolo Righi su neverwasradio.it.
e in podcast su Spreaker.com.